Ben ritrovati una nuova edizione di Senior News, vediamo insieme i titoli di oggi. Covid, terza dose del vaccino, il timing del governo in attesa della decisione dell'AIFA. Leucemia mieloide acuta, come si arriva alla diagnosi. Diabete, i sensori per il controllo della glicemia e la condivisione dei dati con il diabetologo. Camminare rallenta il declino cognitivo nell'anziano. La somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid è prevista dalla fine di settembre per gli immunodepressi e a dicembre per gli anziani over 80. All'inizio del 2022, tra gennaio e febbraio, dovrebbe essere il turno degli operatori sanitari. Dovrebbe essere questo il timing previsto dal governo per la somministrazione della terza dose, in attesa delle valutazioni dell'AIFA. Sulla terza dose al resto della popolazione, invece, l'Agenzia Italiana del Farmaco attenderà le conclusioni dell'EMA. La leucemia mieloide acuta è una malattia che si sviluppa nel midollo osseo e progredisce velocemente. Si possono stimare poco più di 2.000 nuovi casi ogni anno, prevalentemente negli uomini che nelle donne e negli adulti con più di 60 anni. Sentiamo. I sintomi sono legati a mancanza di un sangue efficiente, stanchezza, anemia, quindi la incapacità di fare quello che normalmente si riesce a fare, la mancanza di respiro quando si fanno le scale, così come la possibilità di vedere delle emorragie a livello cutaneo, degli ematomi oppure qualche sanguinamento nasale, o il fatto di avere febbre, magari da sola, di per sé febbre, oppure febbre legata a qualche fatto infettivo, a una polmonite, a qualche altra infezione. La diagnosi è legata in genere al fatto di fare un controllo dell'esame del sangue quando uno di questi sintomi si manifesta, si chiama emocromo, l'esame del sangue che fa vedere le cellule, le anomalie legate a una possibile leucemia acuta, e queste appunto si possono manifestare sia con una riduzione di queste cellule normali del sangue, sia con la segnalazione della presenza di cellule anormali nel sangue, di questi blasti. Misurano il glucosio ogni minuto, sono piccoli come una moneta e facili da applicare sulla parte posteriore del braccio, indossabili fino a 14 giorni. I sensori per il controllo e l'automonitoraggio del diabete con una semplice scansione dallo smartphone consentono di visualizzare il valore del glucosio in real time. È possibile inoltre condividere i dati anche con il medico curante. Sentiamo. Questi dati sono molto utili perché permette, al di là, no, del paziente o il caregiver, di capire come stanno andando le cose, arriva l'ipo, arriva l'iper, devo fare qualcosa di straordinario, però questi dati vengono raccolti e messi insieme, sistematizzati da questi sistemi e vengono trasferiti al team della diabetologia. E il team della diabetologia può, anche se il paziente è a casa propria, controllare come se fosse una sorta di torre di controllo l'andamento del diabete per questi pazienti e può verificare se ogni giorno in un determinato momento si ripete sempre lo stesso episodio: o per bacco va sempre in basso il signor Mario, o per bacco dopo pranzo va sempre in alto, o per bacco durante la notte ci sono delle brutte ipoglicemie. E in questo modo si possono prendere delle decisioni molto, molto sicure, perché sono basate su dati che vengono misurati tutti i giorni, tantissime volte al giorno. Non è vero che raggiunta una certa età il nostro cervello non è più in grado di rinnovarsi. Tutt'altro, i neuroni a tutte le età possono rigenerarsi. Per farlo però occorre una costante attività fisica e il metodo migliore per gli anziani è camminare. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Neuroimage, che mostra ancora una volta l'importanza del movimento nel contrastare il declino cognitivo. Camminare dunque migliora le performance cognitive e rallenta il progressivo processo di deterioramento che avviene con il passare degli anni. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che se avete più di 65 anni e avete prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un esame diagnostico o un ricovero e l'appuntamento che vi è stato dato non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del medico, contattate Pronto Senior Salute chiamando il numero 06 6227 4404 da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Operatori qualificati saranno a disposizione e prenderanno in carico ogni singolo caso. Sul sito www.senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani!